Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Speciale Elezioni. Oggi a confronto i candidati per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre nel collegio uninominale della Camera di Chieti, che comprende tutti i comuni della provincia e che eleggerà, appunto, essendo uninominale, un parlamentare. Qui il sistema elettorale è semplicissimo, basta votare la coalizione relativa, appunto, al proprio orientamento elettorale e chi prenderà un voto in più di ciascuno degli altri candidati, e sono tutti partecipanti a questa tribuna elettorale, sarà il nuovo deputato di Chieti e provincia. Sistema elettorale che sembra davvero complesso nello spiegare, con termini anche complicati che a volte sembrano astrusi rispetto a, invece ad un meccanismo per andare a votare, che è semplicissimo. Io lo dico ogni volta agli elettori: basta votare su una scheda della Camera e sulla scheda del Senato, avrete due schede nell'urna, il simbolo del partito, della lista di riferimento, perché il resto è già tutto collegato, vale a dire ci saranno anche i nomi dei candidati, però verranno eletti nell'ordine esattamente in cui sono scritti, quindi non esiste la preferenza, verrà eletto appunto il deputato del collegio territoriale nell'uninominale sempre con lo stesso voto, e non è possibile soprattutto fare il voto disgiunto, cioè in molti hanno votato alle comunali proprio qualche mese fa, non è possibile votare un candidato all'uninominale di uno schieramento e una lista di un altro schieramento, perché a quel punto il voto addirittura diventa nullo. Ecco, detto questo, fatta questa premessa, che c'è sempre poca informazione e poi anche uno dei motivi che non induce le persone ad andare a votare, cosa che invece si può fare in pochi secondi ed è un dovere civico, lo ricordo a tutti, vado ad introdurre e a salutare i nostri candidati per il collegio di Chieti. Sono presenti alcuni nei nostri studi, altri saranno collegati da remoto per motivi di salute o di lavoro, sono fuori regione. Iniziamo con l'unico parlamentare uscente ricandidato in questo collegio, che è Alberto Bagnai, che era già stato eletto in Abruzzo, esponente della Lega, ma candidato in questo caso della coalizione di centrodestra. Allora, a tutti io chiedo anche, e lo posso fare appunto in queste tribune soprattutto, un tema iniziale, che è quello, si parla tanto di argomenti nazionali nelle tribune nazionali, ma uno dei motivi che è importante per orientarsi dal punto di vista elettorale e quanto un deputato, soprattutto quello del collegio uninominale, possa riportare a Roma del proprio collegio e riportare sul collegio in termini di risultati nei prossimi 5 anni. Allora, inizio con Alberto Bagnai, anche perché lui è parlamentare uscente, ha rappresentato per 5 anni, quindi ci può fare anche un brevissimo magari bilancio personale, ma anche soprattutto parlare delle partite ancora aperte tra l'Abruzzo, la provincia di Chieti in particolare, e il Parlamento. Bagnai. Grazie per l'invito, io appunto sono Alberto Bagnai, cioè la persona che vi rappresenterà se traccerete la croce sul simbolo di uno dei partiti di centrodestra. Sono il candidato di coalizione e quindi, anche se sono qui con il simbolo del mio partito che è la Lega, sto esercitando il massimo sforzo per rappresentare tutte le anime della coalizione di centrodestra. Come può un parlamentare portare le istanze del territorio a Roma e in che modo questo può avere delle ricadute? Ma naturalmente occorre una capacità di interlocuzione con gli apparati romani. La legislatura che si svolge al termine, insomma, che si è conclusa, siamo a Camere sciolte, è stata una legislatura molto complessa, non devo certo spiegarlo agli elettori, che lascia anche un retaggio anche di disaffezione, devo dire, verso la politica. Ma è stata una scuola che ha permesso a un partito che si era presentato con posizioni di critica e di necessità di cambiamento, di apprendere come si interloquisce con gli apparati dello Stato, e ha consentito di portare a Roma un pezzo di quella cultura di governo che i partiti di coalizione, la Lega in particolare, che è un partito che nasce sui territori, che è radicato sui territori, ha esercitato nel corso di tanti anni nelle regioni in cui ha
avuto l'opportunità di amministrare. I temi aperti nella nostra provincia sono tanti. Ci tengo a precisare che quella di essere candidato in questa provincia è una mia precisa scelta ed è una richiesta che sono molto lieto che il segretario federale Matteo Salvini abbia accettato e che la coalizione abbia accettato, ed è il coronamento di un percorso che inizia quando 17 anni fa ho scelto l'Università Gabriele D'Annunzio per crescere professionalmente come docente universitario. Sono entrato in un dipartimento di economia e storia del territorio e già il confronto con i colleghi, prima che la frequentazione del collegio fatta da parlamentare in carica, mi aveva permesso di individuare le fragilità e le opportunità di questo collegio, un collegio che ha una storia antichissima, siamo qui in una delle città più antiche d'Italia, forse d'Europa, ma che è anche proiettato verso il futuro con realtà molto importanti. Io penso in particolare al secondo distretto nazionale dell'automotive, penso al nostro sistema turistico che ha importanti spunti di valorizzazione, per esempio nella costa dei Trabocchi, dove molto è stato fatto, molto c'è ancora da fare, e penso naturalmente alle aree interne che devono essere in qualche modo integrate e promosse nell'intero tessuto regionale. Grazie Bagnai. L'altra candidata che rappresenta una coalizione, perché poi le altre liste, gli altri candidati sono tutti collegati ad una sola lista, è Elisabetta Merlino, che appunto rappresenta il centro-sinistra, candidata nel collegio uninominale di Chieti per rappresentare proprio questo territorio nel nuovo Parlamento. Con quali priorità, a suo avviso, che sono quelle che un po' ha avvertito nel contatto con i cittadini, con gli elettori nel corso di queste settimane, di questi giorni? Buonasera, grazie per l'invito. Prima di tutto mi presento, sono un'avvocatessa del Foro di Lanciano e questo mi ha permesso di poter scoprire il mio territorio e verificare quelle che sono le criticità e le risorse della provincia di Chieti. Sono orgogliosamente una candidata abruzzese e lo dico senza campanilismo. La scelta di una squadra fatta tutta al proporzionale e all'uninominale di candidati e candidate abruzzese è quella carta in più, quel valore aggiunto che ci consente proprio di tenere sott'occhio i temi abruzzesi, e penso alle aree interne. Abbiamo una fetta molto importante della nostra provincia in cui ci sono aree interne, e valorizzare queste aree significa sia consentire a chi vi vive di continuare a viverci senza sentirsi solo, e consente anche ai giovani che vogliono fare una scelta green di andare a vivere in questi meravigliosi borghi, in questi paesini. Questo comporta naturalmente la necessità di risorse, di fondi, sviluppare la mobilità attraverso la ferrovia, che oggi rimane comunque il mezzo di comunicazione più sostenibile, significa incrementare lo smart working. Penso al Tribunale, per esempio. Il Tribunale è un tema a me molto caro per la professione che svolgo. Noi conduciamo una battaglia ormai a due cifre per evitare la soppressione di due importanti tribunali cosiddetti minori, Lanciano e Vasto. Una riforma che ha chirurgicamente tagliato questi tribunali non si è resa conto di quello che poteva essere l'impatto sui territori, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale. Quindi sarà necessario rivedere questa riforma, ripensarla anche alla luce delle riforme dell'ordinamento giudiziario che si sono aperte con la ministra Cartabia. E aggiungo per esempio i temi dell'automotive. Noi oggi questo settore incontra un problema molto importante, che è quello di resistere alla transizione ecologica. Cioè, ci sono molte aziende in Val di Sangro che realizzano componenti che non saranno più necessari, per esempio quando ci sarà l'auto elettrica. Allora dobbiamo fare un piano di interventi, un piano di sostegni per riconvertire queste aziende che danno lavoro a milioni di lavoratori e lavoratrici, non solo in Abruzzo ma anche nel nostro paese. Ecco, la caratteristica che vorrei sottolineare è proprio questo, che è questa, che candidare e avere un parlamentare o una parlamentare in abruzzese significherà portare
questi temi sui tavoli nazionali, perché siamo consapevoli che i parlamentari sono eletti per governare il Paese, ma potremo governare il Paese con l'occhio vigile dei temi abruzzesi, della storia abruzzese, delle risorse e delle necessità. Grazie. Grazie Elisabetta Merlino. Gaetano Luigi Fujano, candidato di Azione Italia Viva, ricordo un'unica lista anche nel proporzionale, quindi collegato nel collegio uninominale di Chieti, a questa esperienza elettorale di Calenda insieme a Renzi. Quali sono a suo avviso le priorità di questo territorio da portare nel nuovo Parlamento? Sì, buonasera a tutti. Sono Fujano Gaetano, Nino Fujano per coloro che mi conoscono, e sono un candidato che nasce dal territorio. Nasce dal territorio, sono dirigente scolastico in un istituto superiore di Vasto e nella provincia mi conoscono veramente in tanti per il mio impegno nell'associazionismo, nel volontariato, nel sindacato. E il territorio è stato il mio, come dire, campo di servizio, di lavoro, di impegno. Impegno che oggi si traduce nella mia candidatura per la Camera. All'interno di una lista, della lista Calenda, che vuole fare del pragmatismo, della competenza, della serietà, il proprio orizzonte di senso. Rispetto al territorio ci sono sicuramente alcune emergenze. Prima si citava l'automotive. Sì, il problema dell'automotive ce l'abbiamo. Noi abbiamo delle grosse aree industriali, pensiamo all'area della Val di Sangro, pensiamo a Piana Sant'Angelo, ma anche alla Val Pescara. Sicuramente hanno delle grandissime difficoltà. Difficoltà che derivano assolutamente dalla modificazione, dal cambiamento dei mercati a livello mondiale, e quindi la prima sfida che dobbiamo aiutare a vincere, su cui ci dobbiamo impegnare, è la sfida di una transizione digitale, per così dire, quindi di un sistema produttivo che possa avere anche un servizio infrastrutturale adeguato dal punto di vista digitale. Ma non dimentichiamo che oggi la vera sfida competitiva per le nostre aziende è basata non semplicemente sulla produzione delle merci, ma è basata principalmente su un sistema logistico, quindi di infrastrutture, di intermodalità di scambio, di adeguamento di quelle linee che possano permettere la velocizzazione delle movimentazioni delle merci per vincere la sfida dei mercati. E quindi pensiamo a emergenze del nostro territorio. Pensiamo all'autostrada 14, che è un'autostrada ormai da decenni, non so da quanto tempo, che è un perenne cantiere di cui non si vede, come dire, luce. Pensiamo al sistema portuale, dove sicuramente sono stati fatti dei passi in avanti. Per esempio il porto di Vasto ha avuto il riconoscimento di porto a valenza nazionale, però indubbiamente abbiamo una portualità, quella di Ortone e quella di Vasto, su cui bisogna investire ulteriormente, perché è a servizio delle imprese. E perché dico a servizio delle imprese? Perché l'altra emergenza importante del territorio è quella dell'occupazione. Sicuramente garantire ai nostri imprenditori, alle imprese, alle aziende del territorio la possibilità di competere all'interno del mercato significa garantire posti di lavoro, significa garantire l'occupabilità. E quindi sono delle scommesse importanti, per non dimenticare, ma credo che ci torneremo, quella che veniva citata sulla giustizia, ma anche quella grande sul diritto alla salute dei nostri cittadini, che negli ultimi anni è stato negato da scelte scellerate che derivano da chi ha governato a livello nazionale, ma anche a livello regionale, il nostro territorio. Grazie, grazie. Amanda De Menna, candidata di Unione Popolare, che ieri ha tenuto la manifestazione a Pescara con il leader nazionale, candidato premier Luigi De Magistris, parlamentare che si è eletta, così come gli altri candidati di Unione Popolare, penseranno alle cose da fare per il loro territorio, ma anche dalle cose che non volete che si facciano su questo territorio. De Menna. Buonasera a tutti, Amanda De Menna, anche io sono, diciamo, una rappresentante del territorio. Non sono cresciuta in Abruzzo, sono cresciuta nella città di Taranto e mi sono trasferita qui ormai felicemente da 20 anni, e professionalmente parlando mi occupo di gestione dei rifiuti urbani, sono una biologa,
politicamente parlando, ho lunghi trascorsi perché la politica è sempre stata una mia passione, sia da militante che da politica attiva, una lunga militanza in Rifondazione Comunista, un'esperienza amministrativa bellissima, straordinaria, come assessore alle politiche ambientali e sociali di un comune di 1000 abitanti della provincia di Chieti, per cui ho potuto toccare con mano sia la difficoltà degli amministratori che delle aree interne, che delle questioni che ovviamente l'amministrazione, quindi il governo di un territorio a qualsiasi livello, dal comunale ovviamente a salire, ti pongono in coalizione e non. E posso orgogliosamente dire che le idee si possono portare avanti anche in coalizioni che sono variegate, bisogna lavorare insomma, in contrasto, e bisogna portare avanti sempre le idee di rappresentanza. Argomenti di questo territorio che possono avere e devono avere una valenza di natura nazionale. È evidente, l'hanno nominato tutti, l'hanno citato tutti, il polo dell'automotive della provincia di Chieti è uno dei più grandi del centro-sud d'Italia, credo che rappresenti il 19% del PIL di questa regione, quindi non è solamente una questione della provincia di Chieti e della regione Abruzzo, credo che quello sia un polo di una valenza nazionale, anche perché molto probabilmente le politiche di sviluppo che la stessa Stellantis vuole attuare, sarà necessario mettere un tavolo di discussione, perché qui si tratta di spostare stabilimenti, delocalizzare o non, contrazione ovviamente di assunzioni o comunque di personale che va via. Non dimentichiamo che lì lavorano circa 6-7 mila persone solo nella Sebele, con tutto l'indotto di cui si parlava prima, che ovviamente si muove lì intorno. È vero che è necessario studiare una programmazione di uno sviluppo industriale differente, ma questo lo si può fare solamente se ci si mette a tavolino e si chiede ai nostri investitori, ai nostri imprenditori, che cosa vogliono realmente fare all'interno di questo paese e per lo sviluppo di questo paese. Questa è una responsabilità che noi dobbiamo chiedere al mondo privato. Altri problemi di questo territorio: la marginalità delle aree interne, ne abbiamo parlato, che ovviamente viene accompagnata ed è stata accompagnata dai tagli che gli enti locali hanno subito nel corso degli anni. L'altro problema, l'abbiamo visto e ne abbiamo parlato, il taglio chirurgico dei tribunali, il taglio chirurgico degli ospedali. In questi anni tutte le politiche hanno esattamente prodotto questo schema, il taglio dei servizi pubblici, che sono i servizi per il cittadino, che sia la sanità, che sia il tribunale, quindi la giustizia, che sia la scuola, eccetera, eccetera. Credo che bisognerebbe ribaltare completamente il punto di vista e quindi attuare delle politiche che siano l'opposto di quello che è stato fatto in 10 anni. Grazie Amanda De Menna, e ora è il momento di Elena Toniato, candidata di Alternativa per l'Italia, anche lei per parlare dei temi che a livello nazionale andranno declinati, che però sono quelli che, di cui vi parlano i cittadini della provincia di Chieti negli incontri di questi giorni. Certo, buongiorno, io mi presento, sono appunto Elena Toniato, io sono un docente universitario e soprattutto mi occupo anche di ricerca. Di ricerca, che è una ricerca incentrata su quelle che sono le finalità delle cellule staminali. Mi voglio proporre, a quegli elettori, rappresento quella che è l'Alternativa per l'Italia, e come potete vincere dal nome, Alternativa per l'Italia fa riferimento a quello che è l'alternatore, quindi noi ci proponiamo di dare una spinta di energia nel momento in cui riusciamo ad eleggere un rappresentante in Parlamento. Quindi mi voglio rivolgere a quegli elettori che sono stanchi di sentire sempre riproporre le stesse proposte e che vorrebbero sentire qualcosa di nuovo, io lo vedo sempre collegato alla famiglia. Io sono nata con il popolo della famiglia, perché penso che la famiglia sia un vero nucleo sociale in tutti i sensi, e quindi quello che vorrei proporre alle famiglie abruzzesi e proporre poi una volta che riusciamo ad avere una rappresentanza è quello di supportare le piccole, piccolissime imprese, perché in un discorso di sovranità condivisa, come pare profilarsi all'orizzonte, le famiglie si trovano piuttosto in difficoltà, perché in una sovranità condivisa intanto i partner non sono chiari, quindi non sappiamo chi sarà il nostro
la persona con cui noi dovremo confrontarci, mentre abbiamo ben chiaro chi è il nostro vicino. E quindi, diciamo, supportare le piccolissime e piccole aziende vuol dire sicuramente implementare un'economia che in questo momento è in grave crisi. Sicuramente le grosse aziende vanno supportate, sicuramente questo discorso non va a inficiare le grandi aziende, ma sicuramente dare una boccata di ossigeno ai nostri giovani che in questo momento si trovano in grande difficoltà e sono disoccupati è fondamentale. Per quanto riguarda poi diciamo un altro progetto che io spero possa essere preso in considerazione è quello dell'educazione. È bene che i giovani possano avere una libertà di scelta nella scelta dei programmi scolastici e non diciamo, usufruire di programmi cosiddetti a senso unico. Bene. Grazie. Donato Trovarelli, candidato della lista Li Vita, può presentarsi, anche presentare la lista, che insomma, è la prima volta che si presenta alla competizione elettorale. Prego, e parlare del territorio che intende andare a rappresentare. Grazie a tutti, buonasera. Non siamo presenti nel territorio da tanto tempo, solamente da poche settimane, pochi mesi. Abbiamo avuto 10 giorni per raccogliere 80.000 firme perché il governo ci ha boicottato in tutte le maniere. Siamo riusciti a sopravvivere, a presentare una lista quasi in tutta Italia e vogliamo togliere il poltrone a chi ha governato male per tanto tempo. Basta. Ma non vi siete accorti che la situazione è nera, talmente nera che è tragica? Siamo davanti allo sfascio totale, l'annullamento dell'Italia. Abbiamo fatto l'Italia e adesso stiamo ammazzando gli italiani a uno, ma è possibile che l'economia è quella che è? Suicidi, fallimenti, tasse, sovrattasse, guerre che neanche noi abbiamo voluto. Io rappresento indegnamente la lista Vita, che ha visto la sua rappresentante Sara Cunial cacciata dal Parlamento perché è priva di Green Pass. Ma siamo pazzi? Un avvenimento talmente grave che non è mai successo nella vita parlamentare italiana e mondiale. Non ha neanche partecipato alla elezione del Presidente della Repubblica. Cristianamente lei, una volta rientrata, perché hanno tolto anche il Green Pass, che si sono accorti che era una vessazione inaudita, fatta da un governo che ci ha inseguito con la siringa in mano, è rientrata e cristianamente ha detto: io vi perdono. Sinceramente io sono anche un teologo biblico e vi posso assicurare che Gesù Cristo, quando ha parlato di perdono, ha detto: se tuo fratello si pente, perdonalo. Ma qua non si pente nessuno. Cioè, questi continuano imperterriti. Abbiamo una guerra che noi non sappiamo neanche che cos'è, perché ci troviamo dentro. L'Italia sta difendendo la NATO, quando la NATO dovrebbe difendere l'Italia, per difendere una nazione che non fa parte della NATO. Allora, potremmo anche difendere l'Algeria, non so, l'Afghanistan già l'abbiamo difeso. possiamo andare dovunque con la scusa che del motto latino civis pacem parabellum. Ma qua Sordi aveva ragione: finché c'è guerra c'è speranza. Appressa la guerra ci sono tutti gli sciacalli, in primis il governo. La ringrazio. Edda Giuberti, che rappresenta una lista meridionalista, Sud chiama Nord, che nasce dall'esperienza di Cateno De Luca a Messina, tra l'altro si vota proprio in contemporanea in Sicilia e appunto rappresenta un po' i temi del Mezzogiorno, anche per questo significa un po' rappresentare il territorio da cui si viene eletti. Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Io sono Giuberti Edda e sono di origine toscana, ma vivo a Chieti, in zona del Rapino, da ben 5 anni. Sono un'attivista volontaria e ho un'organizzazione internazionale di volontariato che è riconosciuta presso l'ONU e le Nazioni Unite. E niente, io ho sentito tutti
gli esponenti esporre i loro programmi, però io penso che alla nostra cittadina manca chi si occupa veramente del territorio. Ora noi sia come organizzazioni di volontariato che come sindacato cerchiamo di stare il più possibile nel territorio e di occuparci proprio del cittadino. Per esempio noi stiamo vedendo delle aree molto belle, completamente abbandonate, tipo il foro di Francavilla, che la gestione del porto di Francavilla è stata data da aziende fuori dalla regione Abruzzo. Abbiamo dei borghi quasi abbandonati, io sono a Rapino e sono rimasti 750 abitanti. Sono tutte realtà piccole ma sempre importanti che la politica sta completamente abbandonando. Noi con la lista di Cateno De Luca, che è nuova come nazionale, ma De Luca è stato sindaco di Messina per 5 anni, ha preso il comune di Messina con un debito pubblico di 500.000 euro, se non erro nelle cifre, e ha risanato completamente il comune. Infatti la lista si chiama De Luca Sindaco d'Italia perché lui vuole governare e vuole che anche i suoi parlamentari governino la nazione come se fosse un piccolo comune d'Italia. Il nostro movimento è un movimento federalista e autonomista che vorrebbe le macroregioni. Questo non vuol dire che noi vogliamo il muro di Berlino, ma bensì vogliamo dare più potere ai sindaci, più potere alle forze locali affinché i soldi rimangano sul territorio e vengano spesi per il territorio. C'è il progetto Io Resto al Sud destinato ai giovani, però questi soldi vengono erogati pochissimo e secondo me è male. E quindi insomma chiediamo di essere votati al fine di dare un, come si può dire, una novità a questa regione. Grazie. Allora, abbiamo sostanzialmente concluso con gli ospiti qui nella tribuna in studio, ma c'è una tribuna virtuale dove ci sono altri 3 candidati in collegamento che rappresentano appunto le rispettive forze politiche. Anche qui apriamo con una parlamentare in carica, uscente tra qualche giorno, ma che comunque rappresenta questo territorio. Ne abbiamo una appunto anche in questa seconda tribuna su Zoom, che è Carmela Grippa del Movimento 5 Stelle, che salutiamo, ringraziamo e alla quale facciamo tanti auguri di pronta guarigione e quindi di qui anche magari il suo tono di voce che sarà più basso del solito. Però insomma, per raccontare anche da parlamentare uscente quali sono i temi su cui continuare ad impegnarsi se rieletta per il suo collegio. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Questa è sicuramente un'ottima occasione, un modo per confrontarci. Vi chiedo scusa per il tono di voce e per le condizioni di salute precaria. Sono una parlamentare uscente, rappresentante di questo territorio. In questi anni di governo, perché è fondamentale avere un rappresentante del territorio? Perché è a stretto contatto appunto con quelle che sono le criticità ma anche le potenzialità di questo territorio. E in questi 4 anni diciamo che le istanze portate a Roma sono state molteplici. Se penso appunto, sono stata in prima linea per evitare la soppressione dei tribunali, qualcuno giustamente ha citato questa problematica, e quindi abbiamo scongiurato facendo valere, avvalendoci di un'ulteriore proroga. Abbiamo stabilizzato i tirocinanti della giustizia e quindi questo avviene quando c'è un contatto diretto con le associazioni, con gli enti locali, con i cittadini, perché ti chiamano quotidianamente e costantemente, anche tutte le ore del giorno. Quindi rappresentare il territorio è fondamentale. È vero che noi siamo rappresentanti della Repubblica e quindi rappresentiamo la nazione, però è fondamentale anche avere una rappresentanza locale perché porta queste istanze a Roma. Abbiamo scongiurato ed evitato la chiusura di aziende importanti e fondamentali del nostro territorio. Qualche esempio, la Yokohama, siamo riusciti a salvare, nonostante fosse stata chiusa nel 2017, quindi prima della nostra entrata al governo, dell'ex Honoel, chiedo scusa. Abbiamo scongiurato la chiusura della Yokohama, mi sono occupata in prima persona della problematica della Sabina Esplodenti.
Per cui è fondamentale, quindi, se nel momento in cui sarò riconfermata, la mia volontà è quella di portare avanti le tante istanze, evitare appunto, cercare di potenziare e fare in modo di scongiurare la delocalizzazione delle imprese, perché noi abbiamo un settore per quanto riguarda industriale molto importante, dobbiamo stare vicino alle imprese e ai cittadini, dobbiamo incentivare quelle che sono le forme di lavoro, quindi incentivare la riconversione anche di queste aziende per scongiurare la chiusura delle aziende cosiddette sane, di cui ancora godiamo nel nostro territorio, impegnarci per le aree interne. Molti hanno parlato di aree interne. Il primo strumento è, dal mio punto di vista, è soprattutto infrastrutturale. Infatti, con i fondi del PNRR, io invito tutti i comuni ad attivarsi per attuare quei progetti, per evitare l'emarginalizzazione delle aree interne a livello infrastrutturale, che è una grande carenza. Così come appunto il problema sanitario, ma sicuramente ci torneremo. Certo. Grazie Grippa. Gianni Correggiali, Correggiari, Italexit, è fuori regione in questo momento, ma è abruzzese anche lui, si trova credo a Modena per un processo e ci raggiunge proprio via Zoom a causa di questo impegno professionale. Ci parli ovviamente del suo rapporto con questa campagna elettorale, con le sensazioni che ha avuto parlando con i cittadini. Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta. Io sono di origine bolognese, ma vivo in Abruzzo da 5 anni. Sono avvocato e quindi il primo pensiero va alla prevista soppressione di 2 tribunali che rappresentano il territorio e la cui soppressione porterà problemi enormi alla giustizia, problemi enormi all'amministrazione, alla funzione della giustizia. Ma io non sono solo avvocato, ma vivo nel territorio da 5 anni, prima a Chieti e poi in provincia di Chieti, e vivo in una di quelle piccole vallate, in uno di quei piccoli borghi che sono dei piccoli gioielli, ma che rappresentano territori abbandonati, totalmente abbandonati. Vivo 800 metri e ci vivo bene perché vi è una vita a misura d'uomo, ma una vita a misura d'uomo in via di estinzione. Dove vivo io, fino a 30 anni fa, c'era una scuola elementare, c'erano forni, c'era economia locale, c'erano campi. Oggi è tutto riboscato, perché l'agricoltura non è aiutata dallo Stato, diversamente da quanto accade, per esempio, in Francia. Viene lasciata abbandonata a se stesso, non vi sono scuole, non vi sono bambini, non vi sono posti di lavoro. Ma non vi sono posti di lavoro perché non vi è un intervento dello Stato volto a ripristinare questo controllo del territorio, che è fondamentale perché questi territori, questi borghi, queste vallate sono un patrimonio culturale, un patrimonio storico e rappresentano risorse in campo agricolo, in campo turistico, in campo artigianale. Noi tutte queste belle proposte, tutte queste belle cose che tutti noi auspichiamo, credo nessuno qui auspichi il contrario, non sono possibili però se noi ci affidiamo a chi in questo momento governa il nostro sistema, e cioè i signori del denaro. Ora non si possono governare questi territori sotto il profilo dell'efficientismo, che oggi è imposto allo Stato, che ha lacci, lacciuoli, che ha vincoli, che non può battere una propria moneta, e quindi questi territori vanno rivalutati in un profilo strategico e sociale. Questo lo può fare lo Stato, con una diversa accezione, senza più essere ostaggio di poteri finanziari anonimi e privati, perché la Banca di Francoforte, la Banca Centrale Europea, è privata. Lo Stato deve ricominciare a battere moneta in maniera intelligente, in maniera equilibrata, in modo tale che questi territori si ripopolino di famiglie, di bambini e di vita economica, sociale, comunitaria. Grazie, altro candidato, Italia Sovrana e Popolare, poi ci spiegherà anche un po' i soggetti che hanno dato vita a questa lista, Nobile Dell'Orefice, al quale chiedo, abbiamo qualche problema di audio su questo collegamento, abbiamo avuto durante le prove, speriamo che adesso funzioni tutto bene, appunto, se ha ascoltato un po' il tema principale, è quello della rappresentanza del collegio, prego. Sì, io sono Nobile Dell'Orefice, si sente? Benissimo. Ok. Allora, io sono Nobile Dell'Orefice, sono candidato al collegio uninominale di Chieti e provincia e vivo in Val di Sangro.
Italia Sovrana e Popolare è una lista che racchiude oltre 15 associazioni, tra cui le principali sono il Partito Comunista, Riconquistare l'Italia e Ancora Italia e Azione Civile. Il nostro obiettivo è quello di riportare la Costituzione al centro della politica italiana. Il nostro programma è la riattuazione della Costituzione italiana del 48, che negli ultimi anni, a causa soprattutto dell'adesione all'Unione Europea, è stata pressoché dimenticata dai politici italiani. Con riguardo alla situazione locale, noi riteniamo che la questione principale da affrontare sia quella del lavoro. La Val di Sangro è il più grande bacino industriale d'Abruzzo. C'è la Stevel, c'è la Honda, ci sono altre imprese piccole e medie che lavorano intorno a queste due grandi imprese, a queste due grandi realtà. Il problema della Stevel è gravissimo, perché la Stevel vuole andare a vivere dall'Abruzzo, vuole trasferirsi in Polonia con uno stabilimento che è stato realizzato grazie all'Unione Europea, cioè con fondi che gli italiani hanno versato attraverso le tappe per costruire là e quindi sottrarre il lavoro agli italiani e per impiantarlo in Polonia. E il problema quindi è di far sì che questo bacino industriale non venga smantellato. A oggi la Sevel si è trasferita in Polonia nell'ordine del 20% dell'attività. Il programma è ancora attivo ed è stato sospeso semplicemente perché è scoppiata la guerra in Ucraina e quindi ci sono tutte le situazioni connesse alla guerra ucraina, ma il trasferimento riprenderà, prima o poi riprenderà, e togliere la Sevel dalla Val di Sangro significa mandare in disoccupazione centinaia di persone. Grazie, grazie dell'orefice, naturalmente torneremo su questi temi tra pochissimo perché ci fermiamo per la prima delle nostre pause, tra poco un nuovo giro di domande e risposte con i candidati al collegio uninominale di Chieti alla Camera dei Deputati. Siamo tornati in studio con il confronto tra i 10 candidati al collegio uninominale alla Camera dei Deputati di Chieti. Adesso entriamo un po' sui temi di attualità di queste ultime ore della campagna elettorale che investono in particolare, come vediamo, sentiamo dai media nazionali ai quali per esempio il professor Bagnai non è estraneo, il tema della collocazione internazionale del nostro Paese, che è diventato centrale nello scontro politico, il tema della guerra, il tema in particolare dell'Europa. Ecco, su questo quali sono le indicazioni? Il professor Bagnai, lei si ricordi che rappresenta un po' tutta la coalizione, perché proprio è il tema della compattezza del centrodestra che sui media nazionali viene messo in discussione in queste ore. Sì, quello della compattezza del centro-sinistra non è un tema perché non c'è. Con l'occasione voglio ricordare che io sono anche diplomato al Conservatorio Luisa D'Annunzio, che è quello che mi ha consentito finora di stare nei tempi, probabilmente da quell'educazione deriva il mio rispetto dei tempi e anche delle regole. Il primo giro spiega agli indecisi perché sarebbe il caso di votare per un parlamentare uscente. Si è parlato di tribunali, ne hanno parlato tutti, ma l'emendamento 17.0.2 nell'ultima legge di bilancio che stabilisce la proroga per i tribunali cosiddetti minori di questa regione l'ho firmato io. Si è parlato di aree interne, ne hanno parlato un po' tutti, ma la flat tax per i pensionati esteri che si stabiliscono nelle aree interne l'ho fatta io nel mio ufficio in presidenza di Commissione Bilancio. E si è parlato anche di un'altra cosa che è importante per venire alla domanda che mi è stata cortesemente posta. Si è parlato dell'area della Val di Sangro in termini di resistere alla transizione energetica. Ecco, noi quando pensiamo al collocamento internazionale dell'Italia, che
è per percorso storico ovviamente un collocamento atlantista, dovremmo anche chiederci quanto questo collocamento sia compatibile con un collocamento europeista. E mi spiego, i diktat green che vengono dall'Europa, come chi ci ascolta sa, corrispondono sostanzialmente al trasferire alla filiera dell'elettrico e quindi al mettere in mano alla Cina interi pezzi di economia nazionale. Perché mettere in mano alla Cina? Perché mentre noi andavamo dietro a proclami ideologici, la Cina con molta concretezza si accaparrava tutte le materie prime essenziali per il transito alla economia cosiddetta delle fonti rinnovabili, che noi ovviamente non demonizziamo, siamo intervenuti tante volte in Parlamento con emendamenti a sostegno per esempio dell'idroelettrico, questa regione è anche piuttosto all'avanguardia in questo campo, ma se ragioniamo di dinamiche internazionali, allora dobbiamo stare attenti a che cosa certe parole d'ordine comportano. Perché comportano non solo lo sfilacciamento di distretti industriali, e ricordo che io ho partecipato alla stesura dell'ordine del giorno che il mio partito ha fatto approvare alla Camera, che chiede un'area di crisi industriale complessa per la zona della Val di Sangro, perché è evidente che se veniamo posti in condizioni di concorrenza sleale rispetto ad altri paesi della nostra meravigliosa fratellanza europea, dobbiamo intervenire per ripristinare la competitività. Quindi, secondo me, in questi giorni in cui tanto si parla di chi avrebbe ricevuto soldi da chi, una domandina su chi tanto insiste perché si metta l'economia europea e quella italiana in mano alla Cina, bisognerebbe farsela. Grazie professor Bagnai. Elisabetta Merlino, candidata della coalizione di centrosinistra, spiega qual è insomma, la vocazione internazionale di un governo che dovesse nascere a guida centrosinistra in questo caso. Sì, io mi piace anche soffermarmi principalmente sulla crisi energetica, che poi è legata anche al ruolo e alla posizione della coalizione di centrosinistra in Europa e nel mondo internazionale. Dunque, noi sappiamo che stiamo per affrontare un autunno caldo, o forse dovremmo dire freddo, perché abbiamo una crisi energetica che è una crisi principalmente europea. Non possiamo pensare di poter risolvere questa crisi a casa nostra. È vero, noi possiamo anticipare alcune misure e penso alla proposta della coalizione che rappresento, quindi tetto al prezzo del gas, disaccoppiamento del prezzo dell'energia prodotta dal gas rispetto a quella prodotta dalle rinnovabili, ma queste sono misure, dicevo, che sono da condividere a livello europeo, ma che possiamo anticipare in Italia e nel nostro Paese, così come possiamo estendere e raddoppiare la decontribuzione alle imprese che in questo autunno hanno già ricevuto, non dovranno ricevere, hanno già ricevuto delle bollette pesanti. Però questa crisi energetica, guardate, si profila come quella che è stata la pandemia sanitaria. Perché? Perché entrerà nelle vite degli italiani e delle italiane e richiederà soluzioni passo passo, così come abbiamo dovuto fare nella situazione straordinaria della pandemia sanitaria. E quindi dovremo vedercela probabilmente con un lockdown energetico che scombussolerà non solo le nostre tasche ma anche le nostre vite. E certo, il progetto del Partito Democratico è un progetto non soltanto a breve termine, ma è un progetto anche a lungo termine, perché noi pensiamo che la riduzione delle bollette debba essere una misura strutturale e quindi pensiamo a un piano energetico sul risparmio e sullo sviluppo della transizione ambientale che, come mi piace ribadire e ripetere, è una transizione che dovrà andare di pari passo, dovrà essere coniugata anche con lo sviluppo dell'industria perché sia fonte di ricchezza, fonte di lavoro. Certo, il Partito Democratico e la coalizione che rappresento non può e non vuole rinunciare a quel progetto straordinario che ci viene dal Novecento, che è quella di una costruzione unita dell'Europa. Unitaria. Grazie. Gaetano Luigi Fujano, parlare di europeismo significa anche parlare poi nel concreto di misure come il PNRR che vanno proprio ad essere messe in campo
in questi mesi. Ecco, c'è un rischio interruzione del legame tra Italia e i partner europei in questa sfida elettorale? Innanzitutto io penso che come partito, come lista, ma anche come nazione, come popolo, siamo indissolubilmente legati a una scelta europeista e atlantista. Una scelta che ha aiutato il nostro Paese, pur con tutte le difficoltà che questo può comportare, perché ovviamente quando si costruisce una comunità, il passaggio dalla singolarità all'essere comunità presuppone anche che la singolarità, quindi il singolo Stato, ceda in qualche modo un pizzico di sovranità, un pizzico di, come dire, di sovranità appunto per condividerla con gli altri partner. Oggi un dato è certo, che proprio di fronte all'ascesa della Cina, non ci dimentichiamo che la Cina sta facendo una politica anche di partnership con tutta un'altra serie di potenze a livello mondiale, proprio in questi giorni ci sarà un nuovo convegno, un nuovo congresso, un nuovo incontro in cui la Cina incontrerà altri stati, pensiamo all'Iran, pensiamo all'India, pensiamo alle relazioni che la stessa Cina sta avendo con la Russia. Questo ci insegna che o ci si salva insieme come europei o non ci si salva. Oggi pensare che le scelte di natura economica, industriale, di sviluppo possano essere giocate unicamente a livello di Stato nazionale sono scelte perdenti, perché siamo all'interno di una dimensione storica, economica, sociale e politica totalmente diversa da quella di qualche decennio fa. Rispetto alle scelte energetiche, e vengo alla seconda parte del mio discorso, sicuramente oltre a lanciare l'allarme della crisi energetica, oltre alla politica dei bonus, oltre alla politica della riduzione dei costi, delle bollette, degli aiuti alle famiglie e alle imprese, va fatta una politica seria e concreta rispetto alla possibilità di rendere l'Italia all'interno dell'Unione Europea e con l'Unione Europea in qualche modo indipendente da fonti energetiche che possano arrivare da altri approvvigionamenti, pensiamo al gas russo, ma non solo. E questo passa attraverso anche una modernizzazione del nostro Paese, passa anche attraverso un approccio non più ideologico rispetto al discorso energetico. E pensiamo anche ad esempio ai termovalorizzatori, all'energia nucleare, ai rigassificatori, dove sicuramente bisogna avere una grande attenzione alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia e alla tutela dei cittadini. Ma questo con le nuove tecnologie, con le nuove tecniche è assolutamente possibile. Abbiamo l'esempio degli altri paesi europei. Per cui quando noi saremo con i nostri deputati, con i nostri senatori, saremo disponibili a dialogare con chiunque abbia l'interesse nel modernizzare il nostro Paese per dare risposte concrete ai cittadini, che non passano attraverso il bonus e la mancia, ma passano attraverso le scelte strategiche anche rispetto all'energia. Amanda De Menna, secondo lei dopo il 20 Unione Popolare, dopo il 25 settembre cambierà il rapporto tra questo Paese e l'Europa? Deve cambiare dal vostro punto di vista di una forza, di una forza che guardi anche ai temi della pace, oltre che certo. A quelli dell'Unione Europea, anche al tema delle alleanze difensive. Della pace, dell'ambiente e dei popoli. Questa Europa, per come è nata come comunità economica europea, e quel vizio iniziale se l'è portata fino ad oggi. Forse quello che dovremmo fare è ribaltare completamente il punto di vista e costruire un'Europa per i popoli, per i cittadini. Meno potere alle commissioni e forse un po' più di potere al Parlamento europeo. Vorrei, ovviamente, salto di palo in frasca. La questione energetica è una questione che ovviamente è tema centrale. Le famiglie e le imprese sono a pezzi, però noi non possiamo nasconderci dietro un dito. Gli aumenti che stiamo vivendo già oggi, che vivremo e che già ci hanno annunciato per l'autunno, non sono aumenti dovuti all'immediato costo del gas al metanodotto. Questo è il discorso, si stanno facendo semplicemente questa è speculazione, e questa speculazione fatta dalle multinazionali che stanno aumentando proprio in vista di, ci stanno scommettendo sull'aumento del costo del gas, dell'energia eccetera eccetera, non è accettabile. Ecco perché la proposta di Unione Popolare è quella di tassare comunque gli extra profitti, e questa non è una soluzione strutturale, è semplicemente una soluzione tampone che però chiama la responsabilità di persone che, se a noi cittadini semplici viene chiesto di fare un sacrificio anche sui consumi e su tutto, allora la stessa cosa deve essere richiesto a chi, ripeto, sta facendo semplicemente extra profitti su una situazione, su questa situazione drammatica. Sulla pace è evidente, il nostro programma è un programma di pace, siamo
completamente contrari all'intervento militare, alla cessione di armi e lo abbiamo detto in tutte le salse, sia in Ucraina, ma sia in Palestina, sia in Yemen, ovunque. Cioè, la nostra posizione è la stessa per tutti i conflitti mondiali. Quando sento parlare di atlantismo, patto atlantico, NATO, eccetera, eccetera, siccome veniamo accusati noi di essere forse un po' vetero e agganciati ancora dei concetti del secolo scorso, attenzione, perché qualcuno l'ha nominata, c'è una contrapposizione con una grande potenza che forse fino a qualche tempo fa non era così grande, ovvero la Cina, e quindi penso che anche parlare ancora oggi di atlantismo, di NATO, sia un discorso che vada affrontato e vada nettamente superato. È evidente che far parte dell'Unione Europea, ma la valorizzazione di quelle che sono le caratteristiche degli Stati europei, le loro peculiarità, non possiamo essere stretti in una morsa di natura di guerra commerciale tra gli Stati Uniti da una parte e il mondo dell'Est dall'altra. Elena Toniato, Alternativa per l'Italia, qual è la vostra visione dell'Europa, del futuro delle alleanze dell'Italia, se sono in discussione in questa sfida elettorale? Beh, innanzitutto voglio rispondere alla domanda, diciamo, con cui è partita questa seconda tornata di confronto elettorale. E mi pongo sempre dal punto di vista di una famiglia, no? Una madre, sia una madre ucraina, una madre russa, vogliono che i loro figli vadano a morire in guerra? Beh, la risposta è no. Quindi è ovvio che se un partito deve supportare le famiglie, deve sicuramente cercare di evitare di entrare in conflitto. Anche perché, e qui mi riaggancio poi alle problematiche economiche, come dicevano le nostre nonne, no? Quando andavamo a litigare e dicevano andate in castigo tutti e due, perché fra i due litiganti il terzo gode. E in questo caso stanno godendo un po' tutti i partner. Per cui quando si parla di Europa unita, io andrei molto piano nel definire che tutti gli Stati sono uniti, perché mi sembra che ogni Stato stia cercando in qualche modo di vedersela in casa propria, come si suol dire. E quindi, diciamo, per quanto riguarda la crisi energetica, anche qui, ecco, io voglio chiedere da cittadino, non solo da esponente di un partito, ma proprio da cittadina, come mai quando io giro per cercare di fare il pieno col metano, vedo che in certi distributori il metano costa 1,3, in altri costa 3,2, in altri 4,2. Dov'è lo Stato in questo momento? Come mai non c'è una calmierazione dei prezzi? La stessa cosa mi chiedo, chi ha voluto che il diesel sui quali si basano tutti i nostri trasporti, e quindi è una catena sulla quale ricadono poi tutti i costi dei nostri prodotti, si è invertito. Ora, è vero che negli Stati Uniti il diesel è sempre costato più della benzina, ma è anche vero che i loro autotrasporti funzionano più a benzina che a diesel. E quindi, diciamo, in queste politiche che io chiamo politiche oscure, dove di nuovo, ecco, io chiamo in campo questa, diciamo, sovranità condivisa, ecco, non mi piace questa condivisione, perché penso che la condivisione a questo punto sia fatto con le aziende che producono armi, con chi sta, diciamo, distribuendo il gasolio, non è legata puramente a una politica di guerra. E quindi, ecco, diciamo, noi chiediamo un controllo accurato e delle inchieste per capire che cosa sta succedendo. Perché, come diceva anche la collega, il cittadino è terrorizzato da una possibile, diciamo, blackout energetico. Bene. Soprattutto perché esce da un blackout legato a una pandemia. Mi passi la battuta, ma è solo una battuta, non ha nessuna connotazione politica. Quando ci farà sapere il distributore che vende il metano a 1,03 euro, noi lo comunichiamo anche ai nostri telespettatori. Lo sa dov'è? È proprio qui a Chieti. Se lei invece va a Roma, trova 4,2 e benissimo. Io mi sono chiesta, no, come mai? Ha fatto bene a sottolinearlo, adesso non possiamo fare pubblicità, però insomma, è un'informazione utile per tanti automobilisti che se girano allora lo trovano. Grazie. Donato Trovarelli, Lista Vita, anche voi quale impostazione avete sui temi delle alleanze internazionali del Paese? Allora, la risposta è lunga, articolata e complessa. In due minuti non si può spiegare tutto, però noi siamo
per la vita, il nostro simbolo è un albero della vita, e non è la cultura della morte, quindi siamo contro la guerra, contro un'Europa delle banche, siamo contro un euro che ci strangola tutti i risparmi, se ancora si può parlare di risparmi. Io sono compaesano del grande Giacinto Auriti, di cui mi onoro di essere stato studente e amico, e il quale ha dimostrato che è possibile uscire dal signoraggio bancario, che l'Europa adesso applica a piene mani. La Grecia ne sa qualcosa e presto ne sapremo anche noi in Italia. Tutto è lottizzato. Allora, io non sapevo che il porto di Trieste è dei cinesi, il porto di Taranto, dove c'è la Marina Militare Italiana, è dei cinesi. Cioè, ma la Barilla degli stranieri, comprato i gianduiotti e dei turchi, cioè, ma che stiamo a svendere i pezzi dell'Italia, il sacrificio e il sudore degli italiani? Ma che cos'è la politica internazionale questa? Questo è lo stillicidio della morte di un popolo. Allora, votate la vita, un albero della vita, e manca a parlare apposta, io che sono un teologo biblico, vi riporto che nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 6, sta scritto: io sono la via, la verità e la vita. Chi lo dice? Gesù Cristo. Adesso trovatemi un partito che cita Gesù Cristo nella politica attuale. Per giunta, l'albero della vita sta nell'Apocalisse, capitolo 21, ma dove? Dopo la grande battaglia che il bene deve fare contro il male. Martin Luther King diceva: io non temo l'arroganza e la violenza dei malvagi, temo il silenzio dei giusti. Adesso si tratta di riunire tutte le forze e cacciare questa gente che sta attaccata con il Vinavil alle poltrone. L'unico modo è aspettare il 25 settembre, che io voglio associare al 25 aprile, la festa della liberazione. Non voglio più sentire parlare di Draghi, Mostri, Conti, Baroni e tutti quanti. Siamo alla fine dei tempi. O ci schieriamo contro il male o siamo fritti. Grazie, grazie. Edda Giuberti, Sud chiama Nord, sul buonasera. Tema dell'Europa. Allora, io sento tante parolone. Ora, noi come organizzazione siamo nel G20, con la società civile nel C20, però il problema è che in Italia in primis manca la Commissione dei diritti umani, che da oltre 30 anni l'Italia viene multata per questa mancanza della Commissione, che sarebbe una tutela nei cittadini in più fasi dell'esistenza. Però realmente il problema è che le bollette sono aumentate anche 3-4 volte quelle precedenti. Le aziende sono tassate da morire, hanno un IVA al 22% quando nel resto del mondo è molto più bassa, addirittura ci sono nazioni che appena è arrivata una crisi hanno tagliato l'IVA, mentre in Italia continuamente vengono tassati gli operai, gli artigiani, i commercianti. Queste sono le cose, secondo me, importanti da battersi. Poi, e guerra, non guerra, io sono pro-NATO, quindi sono favorevole all'America che ci ha liberato dalla Seconda Guerra Mondiale, e non sono contro l'Europa, bensì sono favorevole all'Europa, e solo però in Italia c'è stata questa dismisura delle bollette elettriche e del gas. Nel resto dell'Europa e del mondo nessuno ha alzato così le bollette, ecco. Quindi queste sono le cose importanti che devono interessare al cittadino. Le aziende italiane che sono state anche finanziate vengono decentrate, scappano tutte all'estero perché il costo degli operai e della vita di un'azienda è quasi impossibile. Io ho avuto mio papà commerciante artigiano per 30 anni e è andato in pensione, che era alla disperazione, perché queste piccole realtà vengono tassate continuamente. Cioè, un'azienda paga l'80% di tassazione, tra IVA, costi degli operai, eccetera.
Quindi è inutile pensare a un'Europa, una cosa mondiale, PNR, PLL, cioè i problemi dei cittadini sono altri, sono quelli di cui dobbiamo occuparci. Poi chiaramente l'Ucraina è andata in guerra ed è stato mandato delle armi al fine che Putin non si allungasse in questa guerra e non ampliasse, perché c'è anche il rischio che l'Italia possa entrare in guerra. E quindi io sono anche favorevole all'invio di queste armi per cercare di fermare un personaggio particolare, ecco, ma anche grazie. Pericoloso. Sì, grazie. Carmela Crippa, il Movimento 5 Stelle è stato chiamato in causa anche in questi ultimi giorni rispetto a una presunta ambiguità nel suo rapporto politico con Putin, con la Russia, anche sulle posizioni che sono state prese nell'ultima parte di questa legislatura. Ecco, voi che tipo di rassicurazioni vi sentite di dire circa l'europeismo e l'atlantismo agli elettori italiani? Assolutamente, noi smentiamo categoricamente delle accuse che ci vengono rivolte, ma è giusto che si faccia chiarezza e speriamo che avvenga prima della conclusione delle votazioni, in modo tale che anche i cittadini siano consci e consapevoli di quello che realmente sta succedendo. Noi assolutamente pensiamo che si è fatto poco trovare Draghi doveva insistere di più, cercare di essere più presente per evitare e scongiurare, quindi più andare verso la pace in Russia piuttosto che il proseguo del conflitto. E per quanto riguarda la crisi energetica, io vorrei far presente che noi già diciamo che l'aumento del costo del gas e dell'energia è avvenuto prima dell'inizio della guerra, forse non tutti lo ricordano, ma è ben precisarlo. E sicuramente la guerra non ha favorito e non ha agevolato, però noi in tempi non sospetti, già dal mese di febbraio chiedevamo a Draghi, ed era uno dei 9 punti che noi abbiamo portato l'ultimo mese prima della crisi del governo, era quello di un Energy Recovery Fund, quindi l'avevamo chiesto già dal mese di febbraio. Ed era esattamente quello che ha fatto il nostro Presidente del Consiglio Conte quando è andato in Europa per 3 giorni, notte e giorno, per ottenere quei fondi del PNRR, che ricordo e vorrei ricordare a tutti i cittadini, soprattutto a chi diciamo ha un po' la memoria corta, che in Europa il centrodestra ha votato contro i fondi del PNRR. Fratelli d'Italia in aula per 5 volte ha votato contro i fondi del PNRR e adesso invece sono tutti pronti ad amministrare questi fondi. Questa era una premessa doverosa e dovuta. Per cui l'Energy Recovery Fund non è altro che quello del PNRR, un debito comune, quindi essere in Europa significa privilegiare di quelle che sono le risorse, i fondi che ci provengono dall'Europa, ma anche in caso di difficoltà come questa, che è una grossa e grave difficoltà, bisogna appunto fare un acquisto diciamo condiviso, con un debito condiviso. E quindi esattamente sulla stessa scia. Per quanto riguarda anche per calmierare quelli che sono i prezzi, noi siamo quasi a ridosso, il mese prossimo ci troveremo con un aumento, applicare quello che è la tassa sugli extra profitti. È vero che è stata fatta la legge, ma è stata fatta male. Sui 9 miliardi noi ne abbiamo incassati soltanto 1 miliardo, per cui bisogna insistere, lavorare costantemente, collaborare con l'Europa affinché chi fa parte dell'Unione Europea privilegi anche di queste, soprattutto a fronte a queste difficoltà. Con Gianni Correggiari non perdo nemmeno il tempo per riporre la mia domanda, perché la risposta è già nel nome della lista che rappresenta, Italexit. Mi permetta di parafrasare il filosofo Joseph de Maistre. Io nella mia vita, glielo dico con sicurezza, ho incontrato spagnoli, francesi, tedeschi, inglesi, non ho mai incontrato europei, il che non significa che non lo siano, ma questa costruzione europea oggi che stiamo subendo è una costruzione di plastica, è una costruzione da apprendisti stregoni. È ovvio che l'Italia non può fare da sola, ma fare da soli e sciogliersi in un magma dove l'Italia ha il ruolo di vaso di coccio, mezzo a base di ferro, a noi non sta bene. Io non vorrei ricordare quello che è successo negli ultimi anni, vorrei ricordare quello che è successo nel 2011, quando i nostri alleati, i francesi, gli inglesi, gli americani, cioè quelli buoni,
hanno destrutturato, destabilizzato una Stato che era con noi in ottimi rapporti, che ci assicurava e che ci avrebbe assicurato petrolio per decine d'anni, e noi siamo stati, siamo stati costretti a subire questa violazione, questa violenza. Vorrei ricordare cosa sta succedendo adesso in Olanda, un suo dumping fiscale. Sono questi i nostri alleati e questa è l'Europa che vogliamo? Stiamo assistendo adesso al penoso teatrino europeo sulla questione del tetto, dove ognuno legittimamente ha proprio interesse. Ha proprio interesse l'Olanda, ha proprio interesse la Germania, e l'Italia non deve fare proprio interesse. Quindi certamente l'Italia fa parte dell'Europa, ma è il modo di entrarci, è il modo di relazionarci con essa che va ridiscusso. E l'Italia non è solamente Europa, ma è anche Mediterraneo, non dimentichiamoci. L'Italia è, potrebbe essere stata una potenza regionale mediterranea. Dovremmo ricominciare quindi a ragionare non in termini atlantici, ma in termini mediterranei. L'Italia può, in questo quadro, davvero rappresentare un punto di equilibrio, e di bilanciamento di interessi internazionali. Quindi davvero la scelta atlantista è una scelta assolutamente perdente. È perdente il fatto che l'Italia oggi sia costretta a subire l'acci, l'acciuolo, e mettendo in pericolo la nostra Costituzione, perché è vero che c'è l'articolo 11 che noi dobbiamo, in forza del quale noi dobbiamo rispettare i trattati, ma non fino al punto di perdere pezzi spaventosi della nostra giurisdizione, della nostra legislazione, della nostra sovranità. L'articolo 139 dice che la forma repubblicana italiana è indiscutibile, la stiamo mettendo in discussione attraverso una politica di assoggettamento ai voleri europei. Grazie, faccio invece proprio sul nome della lista una domanda più che per una curiosità. Nobile dell'Orefice, sono certo mi saprà rispondere su Italia sovrana e popolare, perché l'utilizzo di quel termine sovrana per una formazione, ricordiamo, è molto caratterizzata a sinistra. Ecco, perché si sceglie il sovranismo? La sinistra è solitamente caratterizzata per altri termini, di tipo un po' più legati all'internazionalismo. Ecco, ci spieghi perché puntate al sovranismo? Allora, Italia Sovrana e Popolare è una lista che raccoglie le anime che hanno realizzato la Costituzione del 48, cioè l'anima socialista comunista, l'anima cattolica sociale, l'anima patriottico laica. Questa sintesi è riuscita una volta, realizzando la Carta del 48, noi siamo convinti di poterla realizzare anche oggi attraverso la lista Italia Sovrana e Popolare. Con riguardo al discorso dell'economia, proprio per questa ragione della sovranità, noi siamo totalmente per modificare la politica estera italiana. Modificare la politica estera italiana significa eliminare le sanzioni alla Russia, riprendere le relazioni con la Russia, perché guardate, non se ne esce. Cioè, l'economia europea degli ultimi 30 anni è stata perché avevamo il gas russo a basso prezzo. Senza il gas russo a basso prezzo non andiamo da nessuna parte. E quindi il nostro proposito è quello di tagliare le sanzioni, riprendere i rapporti con la Russia e intavolare un dialogo di pace nella guerra in Ucraina. Queste sono i nostri propositi principali, anche per togliere, è vero che l'aumento energetico, l'aumento delle bollette è dovuto essenzialmente a una questione speculativa, però favorita dalle politiche economiche adottate negli ultimi 30 anni dall'Unione Europea e in sede UE, però noi dobbiamo togliere l'alibi a questa speculazione, perché la speculazione dice che è colpa della guerra. Sappiamo che invece è colpa della speculazione, che discende dalle regolamentazioni europee. Quindi noi dobbiamo togliere l'alibi agli speculatori e quindi dobbiamo fare di tutto per fermare questa guerra, riportare le parti ad un tavolo di trattativa, eliminando le sanzioni alla Russia, ripristinando i contratti energetici con la Russia, perché solo in questo modo non faremo andare l'economia italiana, tedesca in particolare, nel baratro cui stiamo andando.
Grazie dell'orefice, noi ci fermiamo per l'ultima pausa, poi torneremo in studio e in collegamento per gli ultimi appelli agli elettori. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio per quello che tradizionalmente è l'appello finale agli elettori, che io però, trattandosi appunto di un'elezione uninominale, vorrei caratterizzare con una più specifica declinazione rispetto al voto utile, perché insomma di loro verrà eletto soltanto un parlamentare in questo collegio, e allora man mano che ci si avvicina il 25 settembre il termine voto utile è quello che si usa di più in campagna elettorale. Io voglio far spiegare a tutti perché il voto invece alla loro candidatura, alla loro coalizione, alla loro lista rimane comunque un voto utile per i cittadini soprattutto. Professor Bagnai. Penso che emerga anche dal dibattito che c'è stato. Il voto al centrodestra significa votare la concretezza e votare l'esperienza di parlamentari che hanno già dimostrato nei fatti di saper portare in Parlamento e far approvare provvedimenti a favore del territorio. Ma significa anche un'altra cosa, significa votare la libertà di pensiero contro le tifoserie. Per esempio, a mio avviso, non ha alcun senso porre il dibattito politico in termini di Europa sì, Europa no. Non si tratta di una squadra di calcio, si tratta di una costruzione politica che deve risolvere problemi e trae dalla risoluzione dei problemi il suo senso. Nella crisi energetica è inutile girarci intorno. Purtroppo l'Europa finora è stata causa parte del problema e non parte della soluzione. Noi questo lo sappiamo, lo abbiamo denunciato per primi e siamo anche presenti con tutta la filiera che arriva fino a Bruxelles per proporre soluzioni alternative. Quindi nell'esortarvi a scegliere la concretezza del centrodestra non faccio un discorso di voto inutile, perché questo implicherebbe che ci sia un voto inutile, che ci siano dei candidati inutili. Non sarebbe rispettoso e non sarebbe giusto. Vi invito a riflettere sul concetto di rappresentanza. Se avete intenzione di essere rappresentati con efficacia da persone che hanno esperienza di Parlamento e esperienza dei processi di governo, il centrodestra vi offre questa opportunità ed è una opportunità che ha nel suo DNA la tutela della libertà, di tutte le libertà, e anche la tutela della dignità del Paese, che non significa nazionalismo. Voglio ricordare che se la sinistra è internazionalista lo è perché tutelava il concetto di nazione. La sinistra attuale, che dissolve il concetto di nazione in un cosmopolitismo borghese che è, come dire, l'internazionalismo di chi se lo può permettere, spesso dimentica la serietà e la concretezza dei problemi di quelle classi più umili che un tempo difendeva. Ci sarà anche un motivo se il voto per il centrodestra è diventato un voto interclassista che va dal professionista all'industriale all'operaio, ed è perché noi abbiamo dimostrato capacità di ascolto e capacità di risoluzione dei problemi. Non penso di dover aggiungere altro e quindi regalo i secondi che ancora mi spetterebbero ai miei interlocutori. Benissimo, è stato preciso, è stato proprio sul filo del gong. Grazie professor Bagnai. Avvocato Merlino, centrosinistra, qual è la vostra considerazione rispetto al tema del voto utile che pure insomma c'è in questa campagna elettorale? Mi piace dedicare quest'ultima manciata di minuti ai miei elettori e alle elettrici. A loro dico, se avete già deciso e scelto di votare per la coalizione di centrosinistra è perché vi sentite identitari, appartenenti al progetto politico che questa coalizione porta in queste elezioni. E allora sentitevi da oggi al 25 tutti candidati e candidate, uscite dalla vostra comfort zone e a schiena dritta andate a convincere coloro che invece hanno ancora qualche reticenza. E a costoro, a queste elettrici e questi elettori che pensano di poter utilizzare, esercitare l'astensionismo, o agli indecisi, agli apatici, dico non smarcatevi da queste elezioni. Non è un tema di voto utile o non voto utile, è un tema di identità. Il 25 di settembre avremo un esito elettorale che sarà uno spartiacque, ci saremo noi, il centrosinistra, o ci sarà il centrodestra. E questa distinzione non è una diade semantica che non ha un significato. Scegliere il centrosinistra e per l'uninominale scegliere la candidata Elisabetta Merlino significa scegliere un progetto che ha l'orizzonte sul futuro, sull'Europa, sui giovani. Chiedo ai giovani
di essere con noi. Abbiamo le priorità nel nostro programma che sono i diritti e l'ambiente. Abbiamo raggiunto sul punto tanti risultati, ma ne dobbiamo fare altri perché siamo indietro rispetto all'Europa. State tranquilli, abbiamo sdoganato le nostre paure, siamo con i giovani, siamo con l'ambiente e dico, questo è l'appello finale, cerchiamo il 25 settembre di rendere possibile quello che apparentemente sembra impossibile. Grazie. Fuiano, Azione Italia Viva, il tema del voto utile, soprattutto per questa situazione dei collegi uninominali che poi decidono anche molto sulla composizione del prossimo Parlamento, viene agitato soprattutto contro di voi. Ecco, come reagite a questa argomentazione? Ma niente, verrebbe la tentazione di farla cadere nel silenzio, perché presuppone un atteggiamento di arroganza e di presupponenza nei confronti degli altri partiti, ma innanzitutto nei confronti dell'elettore. Il voto dell'elettore non è mai un voto inutile, è sempre un voto utile, anche quando questo voto non è raggruppabile in chi ha governato per 30 anni in maniera continua o discontinua, ma per 30 anni ha governato il nostro paese. Abbiamo attraversato governi di destra e governi di sinistra, abbiamo attraversato momenti in cui sembravano promesse, miracolanti, mirabolanti. La situazione del Paese è quella che abbiamo raccontato anche oggi. L'appello al voto per il Terzo Polo nasce dall'esigenza di creare un'area politica che sia fatta di pragmatismo, di concretezza, di competenza, di persone che non sono dei politicanti, di persone che non hanno fatto della politica il loro mestiere, ma che già nella vita, attraverso le professioni, attraverso l'impegno sul territorio, hanno dimostrato di possedere competenze e professionalità. E poi un programma che non è un insieme di enunciazioni teoriche, un insieme di slogan, è un programma dettagliato all'interno del quale per ogni proposta di soluzione si trova il cosiddetto foglio del come, cioè spieghiamo già come intendiamo arrivare all'obiettivo, addirittura in molti dei nostri capitoli è già indicata quale potrebbe essere la fonte di finanziamento e l'iter legislativo per arrivare a quell'obiettivo. E la cosa simpatica è quella che da sinistra ci accusano di essere di destra, a destra ci accusano di essere di sinistra. Cari amici, cari elettori, cari cittadini, noi non siamo di destra o di sinistra, noi vogliamo essere per la buona politica innanzitutto e per una politica che dia risposte concrete a partire dai giovani, i giovani che non hanno bisogno di prebende, non hanno bisogno di elemosine, non hanno bisogno di bonus, hanno bisogno di speranze concrete, hanno bisogno di lavoro, hanno bisogno che il sistema formativo a partire dall'università, dagli istituti tecnici superiori venga ulteriormente implementato, hanno necessità che si dia loro non la possibilità di sopravvivenza, ma la possibilità di vivere seriamente. Per cui il voto al Terzo Polo è un voto che vuole rompere questo schematismo che ha portato l'Italia in 30 anni a queste condizioni e creare le premesse affinché la competenza, la meritocrazia, il pragmatismo, la serietà governi finalmente questo nostro Paese. Amanda De Menna, Unione Popolare. A furia di dire che non si deve essere né di destra né di sinistra, poi succede che effettivamente gli operai fanno come dice il senatore Bagnai, cioè votano a destra. Unione Popolare è una lista di sinistra, quindi io non chiedo solo il voto per la candidata che rappresenta il territorio, ma per una lista che va a portare all'interno del Parlamento, perché eleggiamo dei parlamentari e non un governo, eleggiamo i nostri parlamentari, di portare quei temi, il tema del lavoro, il tema dell'ambiente e della transizione ecologica pienamente da attuare, il tema ovviamente della pace, del disarmo, dalla parte dei migranti, tutte quelle tematiche che devono rappresentare e che devono essere rappresentate all'interno di un Parlamento da una forza prettamente di sinistra. Il nostro programma penso che sia chiaro, invito tutti coloro che non l'hanno visto perché è brevissimo ad andarlo a leggere Unione Popolare, quindi per me il mio voto utile è utile perché devo riportare una voce di sinistra all'interno di un Parlamento e credo che effettivamente si possano combattere, si debbano combattere le politiche di destra e la destra solo ed esclusivamente con politiche di sinistra. Grazie, anche per la brevità. Elena Toniato. Sì. Alternativa per la vita, ricordo il leader e il nostro collega giornalista Mario Andinolfi.
Io diciamo, voglio ricordare agli elettori che il voto è un voto di autocoscienza e quindi voglio rivolgermi agli elettori, anche a quegli elettori che sono credenti, includendo in questa fascia anche gli evangelici, anche i protestanti, prima di andare a votare, di andare a leggersi bene in dettaglio quelli che sono i programmi proposti dai vari schieramenti, indipendentemente dalle, diciamo, dalle relazioni di propaganda in cui le persone possono essere più o meno preparate a seconda dei loro trascorsi politici oppure no. Quindi... Grazie. Grazie. Ho visto che c'è una tendenza, insomma, alla sintesi. Donato Trovarelli, Lista Vita, perché votarvi? Perché soprattutto il voto a questo soggetto politico non è un voto inutile. Allora, andiamo a vedere i programmi, ha detto la collega, andiamo a vedere i programmi. Se voi aprite il computer troverete il sito www.votalavita.it. C'è il programma di questo nuovo partito, distribuito in 10 punti, se andate a leggere vedrete che tutto quello che vuole il popolo italiano sta qua dentro. Siamo contro l'obbligo vaccinale, siamo contro il Green Pass, contro il razzismo, contro la distruzione della famiglia, contro il gender, non è che siamo contro tutto, siamo per rimettere le cose a posto sotto la coscienza delle persone che devono liberamente scegliere secondo i principi costituzionali garantiti ed efficaci. Finora la Costituzione e la legge è stata messa sotto i piedi, ma se voi pensate, vi cito una cosa sola, l'articolo 331 del codice penale e l'articolo 331 del codice di procedura penale, quando si punisce un ente che svolge un servizio pubblico che impedisce l'ingresso ad un cittadino, cioè l'arresto immediato. Praticamente noi dovevamo vedere l'applicazione del codice penale applicato con l'arresto immediato di direttori di banca, direttori di poste, direttori di ferrovie, perché hanno trasgredito il codice penale. Ma che fa? Il codice penale non esiste più, cioè la legge non esiste più. Allora, quando la legge non esiste più si dice anarchia. Ora, noi siamo il partito dei nuovi che vogliono avere la pace ad ogni costo, ma la verità in primis, altrimenti non c'è più un rapporto sociale libero e siamo senza compromessi. Non so come andremo a finire, ma sicuramente fra i due litiganti il terzo gode. Io cerco di spiegare l'assenteismo di tanta gente, del 50% degli italiani. È stufa, la gente è stufa di vedere che sono tutti uguali. Adesso io vi dico, cercate un partito affidabile. Noi vi chiediamo fiducia perché vi dichiariamo apertamente, siamo affidabili. L'abbiamo dimostrato in 2 anni di pandemia senza mai cedere. Tutti i nostri rappresentanti sono persone che hanno avuto sulla loro pelle la prova di una stabilità emotiva e una garanzia di onestà. Grazie. Edda Giuberti, Sud chiama Nord per l'ultimo appello. Sì, grazie. Io chiedo di votarci perché noi siamo persone abituate a fare poche chiacchiere e a portare i fatti in qualsiasi realtà di cui ci siamo prefissi un obiettivo. Anche De Luca Cateno, che viene boicottato dalle televisioni nazionali, sta portando nelle piazze fiumi e fiumi di persone in Sicilia, in tutti i luoghi in cui va, viene nascosto la buona politica che questo personaggio sta facendo e che ha fatto nel comune di Messina e ha dimostrato come un comune, neanche piccolo ma grande, possa essere risanato. In questa esatta maniera noi vogliamo e intendiamo risanare l'Italia intera. Chiaramente piano piano, siamo un partito emergente e quindi essendo eletti parlamentari faremo quello che c'è nella nostra possibilità. Sicuramente ci batteremo per i commercianti in primis, per gli operai come già facciamo con il sindacato che abbiamo
e ci batteremo per i pensionati e per le persone dimenticate, sicuramente per le vittime, e noi intendiamo batterci affinché venga istituita la Commissione dei diritti umani in Italia, perché è una cosa molto molto importante di cui sempre i cittadini vengano tenuti all'oscuro. E chiaramente con le nostre attività vogliamo portare anche le problematiche dell'Abruzzo in Europa, ma anche nel mondo, come all'ONU, perché continueremo comunque a presenziare alle varie commissioni e meeting delle Nazioni Unite e portare alla luce tutte le problematiche che ci sono in Italia, che vengono spesso nascoste all'Europa. Noi siamo favorevoli all'Europa, però pensiamo che i politici attuali italiani non abbiano portato le vere problematiche dell'Italia in Europa. Quello che hanno fatto fino ad oggi credo che sia visibile a tutti, più che altro quello che non hanno fatto sia visibile a tutti, dal rincaro bollette, da Green Pass, da violazione dei diritti umani in ogni luogo e in modo smisurato. E quindi questi sono ciò che noi ci siamo prefissi, di iniziare un percorso al fine di portare l'Italia ai livelli in cui merita di essere. Grazie. Carmela Grippa, da remoto, Movimento 5 Stelle, la ringraziamo in particolare, insomma, perché non è in condizioni di salute ottimale, ma ha voluto non mancare a questa tribuna elettorale. Lei, l'ultimo appello al voto pentastellato. Grazie a voi. Allora, io mi dispiace, ma vorrei contraddire quello che ha detto la deputata Merlino, perché in queste elezioni non esiste il bipolarismo, quindi la sfida non è solo tra centrodestra e centrosinistra, ma ci siamo anche noi, cioè come se ci siamo, il Movimento 5 Stelle. L'appello al voto agli elettori, darci la fiducia e la possibilità di continuare a portare avanti il programma, perché nel momento in cui noi ci siamo presentati alle elezioni politiche del 2018 con un programma, noi vogliamo ricordare che l'80% di quel programma noi l'abbiamo realizzato. Quindi continuare a realizzare il programma, diciamo, non solo quello del 2018, ma continuare con questo, che non è un vero programma, ma è un'agenda, io la definirei un'agenda sociale. Infatti, da alcuni esponenti della sinistra, identificati nel centro-sinistra, hanno detto e hanno ribadito che noi siamo la vera alternativa, perché siamo i veri progressisti, perché il progressista è chi il progressista lo fa. Perché continuare a darci fiducia e votarci, perché noi stiamo dalla parte dei lavoratori, introducendo quello che è il salario minimo a 9 euro lordi legali, da parte dei giovani, quindi eliminando quelli che sono gli stage e tirocini formativi, che non è altro che lo sfruttamento del lavoro, dalla parte delle donne, introducendo quella che è la parità salariale per chi svolge le stesse mansioni e gli stessi ruoli, dalla parte dell'ambiente, quindi con il super bonus, portando avanti il super bonus e le comunità energetiche, dalla parte dell'impresa, abbattendo quello che è il cuneo fiscale, in modo da dare più risorse, più, quindi alzando quello che sono gli stipendi in busta paga. Da parte della salute, riportando la salute alla centralità dello Stato, perché abbiamo visto il danno che hanno causato, specialmente durante il periodo del Covid, le regioni, perché in questo momento la salute, la sanità è amministrata dalle regioni, quindi modificare quello che è il titolo quinto della Costituzione e riportare la salute alla centralità dello Stato, aumentare quelli che sono gli stipendi, non solo dei sanitari. Dalla parte della scuola, io vorrei ricordare che noi abbiamo investito 10 miliardi per... C'è un problema di drop audio, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento e concludere... Quindi investire nella cultura, nella ricerca e dalla parte dei più deboli, degli invisibili. Noi l'abbiamo sempre detto, quindi il voto utile è quello del Movimento 5 Stelle... che siamo appunto dalla parte giusta. Se anche voi volete essere dalla parte giusta, votate il Movimento 5 Stelle. Grazie. Ultimo appello anche da parte di Gianni Correggiani, candidato di Italexit. Questa è una plastica, così come questo mondo globalizzante e globalizzato, è in realtà un cadavere in buona salute. Un cadavere in buona salute che sta però cominciando a puzzare, e la puzza la sentono gli italiani, nelle loro bollette,
nei loro stipendi i più bassi d'Europa, nel loro potere d'acquisto sempre più basso, sempre meno, sulle loro aziende sempre meno competitive. Ora, tutti coloro i quali, i primi della classe, lodano questa Europa, io dico e rispondo a loro che questa Europa in questo momento per noi è una catena. E allora noi di Italexit auspichiamo che l'Italia esca da questo meccanismo, si confronti con l'Europa, rimanga con l'Europa perché il nostro commercio internazionale, perché i nostri contatti, perché la nostra cultura è eurocompatibile, ma è certamente compatibile anche ed è necessario quindi cominciare una politica mediterranea per un'Italia che sia un'Italia sovrana, per un'Italia che sia un'Italia del lavoro, per l'Italia della nostra gente, dei nostri territori, della nostra economia. Il voto a Italexit garantisce che un gruppo di pionieri di questa nuova epoca che sta iniziando e che inizierà, si voglia o non si voglia, sia entri in Parlamento e contribuisca a una transizione che sia una transizione pacifica, perché non vogliamo e speriamo che non accada che sconvolgimenti che si stanno già annunciando nel mondo non colpiscono il nostro Paese. Il voto a Italexit è un voto quindi di equilibrio e di prudenza. Grazie. Nobile Dell'Orefice, perché votare Italia sovrana e popolare? Allora, intanto io mostro il simbolo, che è questo qui, Italia sovrana e popolare. Ricordo a tutti gli elettori che bisogna semplicemente barrare la croce del simbolo, non sono previste preferenze, non è previsto indicare nomi, niente, bisogna solo barrare il simbolo. Perché votare Italia sovrana e popolare? Perché il nostro programma è il ritorno alla Costituzione. Noi vogliamo che la Costituzione torni ad essere applicata, depurata dagli stupri realizzati a partire dal governo Monti con il pareggio di bilancio e tutte le altre modifiche che sono venute dopo. Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti gli altri 9 candidati al collegio uninominale di Chieti per la Camera. Uno di loro sarà un parlamentare eletto. In bocca al lupo a tutti per quest'ultima settimana di campagna elettorale. Appuntamento a lunedì alle 22.30 con la ripresa dopo il fine settimana anche delle nostre ultime tribune elettorali, anche queste fino a venerdì. Grazie e arrivederci, buona serata. We'll be right back.